a Cristo Re la visita dell'imperatore Carlo V alla storica fortezza di Mata Grifone. La compagnia rinascimentale della Stella e il progetto Crescere Insieme, società cooperativa con il patrocinio del Comune di Messina e del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, hanno offerto alla cittadinanza la possibilità di visitare ciò che rimane del maniero e rivivere questa importante pagina di storia messinese. Il letterato e poeta messinese Cola Giacomo Dalibrando narra che dopo la vittoriosa impresa della conquista di Tunisi, l'imperatore Carlo V venne accolto trionfalmente dai siciliani e in particolar modo dalla città di Messina il 21 ottobre del 1535. Nei giorni di permanenza volle visitare le fortezze della città e in particolare anche il castello Mata Grifone. Per l'occasione il complesso monumentale poteva essere visitato su prenotazione. I momenti rievocativi si sono conclusi con lo sparo del cannone che abbiamo appena visto e con il ballo rinascimentale. Abbiamo sentito lo storico Marco Grassi della Compagnia Rinascimentale della Stella. Rievochiamo in quello che fu il castello di Mata Grifone la visita dell'imperatore Carlo V a questa fortezza. L'imperatore il 21 ottobre del 1535 entrò ufficialmente in città, reduce da Tunisi, e rimase a Messina diversi giorni, fino ai primi di novembre. Nel suo soggiorno a Messina volle constatare lo stato delle fortezze e quindi visitò sicuramente il castello di Mata Grifone, che era il castello più importante in quel periodo, tra i più antichi, che controllavano e difendevano la città e l'imboccatura del porto. E quindi questa mattina, come Compagnia Rinascimentale della Stella e il progetto Crescere Insieme, apriamo il Tempio di Cristo Re, l'antica torre, rievocando questa storica visita. E quindi i soci della Compagnia della Stella sono abbigliati con abiti rinascimentali realizzati dal presidente fondatore, il cavaliere Giuseppe Amato. E così vogliamo un po' rispolverare questa grande storia della città, che è importantissima e potrebbe servire anche per recuperare l'identità di una città che non fu seconda a nessuno.